qui. Stavo facendo una storia, niente, neanche il tempo. Io vedo un po' di cuori, cuori su quel telefono, vabbè. Allora, siamo pronti, quasi pronti, con Mirella Stazzi da Roma per l'oroscopo degli altri segni. Prendiamo seriamente, dai, veramente, Mirella. Allora adesso a chi passiamo? Passiamo al cancro, Mirella? Sì. Proseguiamo con la settimana. Vediamo. Degli amici del cancro, che devono essere un pochino meno seri, ecco, perché in questo momento c'è bisogno un pochino più di leggerezza. Il cancro è oggettivamente stanco, ci sono situazioni che hanno gravato sul vostro operato in famiglia, sul vostro lavoro, qualcuno che vi ha messo continuamente in discussione, e siccome siete un segno suscettibile, ma che poi ragiona quando vi viene mossa una critica, da questa settimana prenderete le giuste distanze proprio da quelle persone che insomma hanno un pochino interferito con le vostre decisioni. Oggi comunicazioni importanti anche in amore, finalmente Venere e Mercurio sono ancora splendidi per alcuni giorni ancora nel segno dei pesci, c'è voglia insomma di innamorarsi o comunque di passare più tempo con le persone che amate, appunto eliminando eventuali fonti di disturbo. Quindi metà settimana in cui accresce la vostra voglia di essere partecipi in amore, ma accresce anche il desiderio di spezzare alcuni legami a livello professionale. Siete pronti insomma a fare cose diverse? Avete maturato questa decisione già dagli inizi di questo 2019? Attenzione alla giornata di giovedì, forma fisica che vi lascia un po' così perplessi, perché magari davvero tante energie impiegate per prendere delle decisioni, avete sottratto tempo alla vostra bellezza. Occorre recuperare. Oh, infatti c'è scritto qualche fastidio con la forma fisica, riposate di sì, più. Esatto, il cancro quando deve prendere delle decisioni si fa venire addirittura il mal di stomaco. Fatelo venire agli altri, magari cercate insomma di tutelarvi di più. Bravissima, okay. Bravissima. Allora, continuiamo col Capricorno, giusto? Il Capricorno, esatto Michele, il Capricorno diventa maniacale questa settimana. Tante situazioni, tante cose da organizzare magari per il lavoro, avete la tabella di marcia e forse qualcosa che può all'improvviso spiazzarvi. Ecco, gli imprevisti non vanno sempre affrontati in una maniera negativa, anzi, in questo momento con Marte nel segno dei Gemelli vi danno una carica in più. Quello che arriva quasi per caso, quasi all'improvviso, può fare la differenza. Oggi la Luna Vergine, c'è qualche preparativo in casa, magari per una festa, per un evento a cui appunto dovrete partecipare. Parte centrale della settimana, qualche cosa in più di stanchezza. Venere entrerà poi in Ariete, lo vedremo assieme, e darà una grande passionalità al vostro amore. In questo momento però vi preoccupano anche questioni a livello economico. Ecco perché la famosa tabella di marcia. Cercate tra martedì e la giornata di giovedì di far quadrare i conti, perché davvero potete portare a casa un bel risultato, ma soprattutto essere finalmente molto soddisfatti di voi stessi. Bene, se facessi così, Michele, cosa penseresti? Mamma mia, al Leone. Al leone, sì, il leone che torna a ruggire, il leone che vuole assolutamente essere giustamente protagonista della propria vita. Anche per voi sono state settimane in cui qualche ritardo nelle comunicazioni, soldi che magari non arrivavano nel momento ingiusto in cui invece dovevano arrivare, siete pronti ad accogliere finalmente un nuovo cambiamento nel lavoro. Dunque, il sole lascerà il segno dell'Ariete da questa settimana e poi andrà nel segno del Toro, quindi accrescerà un pochino la vostra aggressività, questo va detto, ma va anche detto che vi dà nuove opportunità da cogliere, soprattutto tra martedì e giovedì nel vostro settore professionale. Anche l'amore, se c'è stato un allontanamento, un distacco da una persona, finalmente si volta pagina. Mercurio tornerà favorevolissimo per voi a partire da giovedì, arrivano delle proposte, bisogna organizzarsi bene, proposte che possono comportare anche degli spostamenti, quindi però penso proprio che si viaggerà alla fine di questa settimana. Ma bellissimo, bello, in bocca al lupo. Ci sta un bel viaggio. E poi l'acquario, Mirella.
L'acquario, sì, non essere così titubante, Mary, perché l'acquario è in grande ripresa, magari è stanchissimo, non ha più voglia tanto di stare lì a comunicare le proprie emozioni, ma siete talmente affascinanti voi dell'acquario da far perdere la testa a parecchie persone. Però intanto in questo momento la ritrovate voi la testa, se non il giudizio, in alcune questioni professionali. Giornate fantastiche, quelle in mezzo alla settimana, quindi parliamo di mercoledì e giovedì, dove potrebbero arrivarvi delle buonissime proposte di lavoro anche in vista della vostra estate. Quindi si parte oggi un po' sottotono, siete un po' troppo concentrati sulle cose che non vanno. Stesso umore della pioggia. Siete stanchi. Forse è l'umore, esatto, ma migliora nettamente, come vi ho detto, proprio a partire da mercoledì. Uscite assolutamente. Nuove persone entrano da questa settimana nella vostra vita. Poi c'è scritto nuova passione. Nuova passione. Dopo una crisi in amore ritroverete la passione, queste sì che sono notizie. C'è roba qua, ragazzi, bene, bene, bene. E adesso c'è il segno dei nostri amici, dei saggi. I nostri. Saggi. Le persone sagge del Sagittario che ritrovano ottimismo in questa settimana dopo una fase abbastanza alterna in cui magari non sapevate bene se scoccare questa famosa freccia, le vostre famose frecce, in una direzione bella da un punto di vista lavorativo. Oggi però non va, luna in vergine, in famiglia alcune cose che vi stanno preoccupando, magari siete solo semplicemente stanchi, può essere una fisiologica stanchezza di primavera che recupererete molto bene a partire proprio dalla giornata di giovedì, la più bella in assoluto della settimana. Quindi questo è il momento per acquisire maggiore sicurezza nel vostro lavoro, fate fare a papà Giove il lavoro, quello grande, quello di espansione delle vostre finanze, nonché anche delle vostre responsabilità lavorative. Il Sagittario è pronto finalmente a spiccare il volo verso una nuova vetta professionale, ma anche in amore, quindi qualcosa bolle in pentola. Bellissimo. Hai scritto però non fatevi prendere dalla frenesia del lavoro. Del lavoro, dallo stress. Dici? Sì, il Sagittario deve un po' modulare le energie in questa settimana, però davvero da giovedì si possono fare grandissimi avanzamenti, in vista proprio, lo vedremo assieme, di una Pasqua decisamente di conferme. Ah, che bello, bene, bene, in bocca al lupo. Allora grazie Mirella, a tutti. Seguiremo grazie naturalmente i tuoi consigli, ci vediamo venerdì per l'oroscopo del weekend. Eccoci grazie. qua, Michele, perché sai benissimo che è arrivato lunedì. Un momento particolare, il lunedì quindi, ci sono, vedi Mary, i posti indimenticabili, quelli della settimana, abbiamo smanettato, e anche del fine settimana, brava, nonostante il blackout di Facebook che ci ha permesso di pranzare, siamo riusciti a trovare geni anche abbiamo trovato, Michele, partiamo con una massima che puoi utilizzare, sai quando metti gli aforismi, ogni tanto Michele è abbastanza social, ti accorgi di aver perso una persona solo dopo che te ne sei accorto, cioè facile. Questo Michele te la puoi rigiocare, Michele, te la puoi rigiocare, aggiungi un punto esclamativo alla fine ed è fatto. Però per Instagram io lo vedo con lo sguardo perso nel nulla, capito? Sì. Che guarda l'orizzonte con quegli occhi meravigliosi. Che riflette, andiamo avanti, guarda perché ci sono altri geni, ci sono, tipo questo. No, vedete sopra c'è una foto a sinistra. Vabbè, ed è una campagna perché dice dei se avete. Sono dei piedi appoggiati su un cruscotto. No, allora, se avete le gambe appoggiate sul cruscotto, in caso di incidente lo scoppio dell'airbag romperà le ossa di entrambi. E lì c'è una foto appunto della radiografia anche. Mamma mia. Questi sono i danni. Sotto però scrive Michele che se qualcuno le appoggia sul mio non c'è bisogno di aspettare il incidente, gliele spezzo io. Beh, con educazione, le buone maniere, soprattutto se la macchina l'ha portata a lavare. Bravissimo, uomo avvisato, ma poi si è tolto pure le scarpe, cioè questione di educazione. Un uomo d'altri tempi questo Michele, un uomo dal savoir faire facile. Ma andiamo avanti. Vediamo altro, guarda Mary, hai bisogno di un cambio d'estetista, di no? No, di nuovo il monociglio. Sì. Un'altra cliente soddisfatta. E lì naturalmente sì. I commenti. Alessandro dice, infatti non batte ciglio. Però Rosario risponde, ottimo lavoro, sembra il sosia di Marrabbio di Kiss Milicia, fantastico. Me ne ride perché si ricorda Marrabbio. Michele scrive, c'è un equivoco, la cliente quando si è vista ha risposto soddisfatta, non
soddisfatta non aveva capito bene. È stata soddisfatta. E poi c'è Lorenzo invece che, nonostante il passare degli anni, lo zio Bergomi è ancora un bell'uomo. Effettivamente qualche somiglianza c'è tutto. Però poi proseguiamo, perché qui abbiamo una chicca. Oh, eccolo qua, abbiamo Cannavacciuolo. Ogni tanto ce l'abbiamo Antonino Cannavacciuolo, che scrive: bravo, confronto a mia nonna, sei un pivello. Uno gli dice a lui. Sì, ma Cannavacciuolo, che è una persona comunque di tutto rispetto, risponde: le nonne sono sempre nonne, voglio. Come dice, non hai detto niente, non mi hai offeso. Come si dà lo schiaffo dietro al... come si fa su internet? Come si fa? Quello è uno schiaffo. Bellissimo. Quello è uno schiaffo. Bravo. Vabbè, l'ha presa bene perché ha messo comunque la faccina, l'emoticon con l'occhio. Lui è molto ironico, simpaticissimo. Strizza l'occhio. Proseguiamo invece, vediamo il prossimo. Oh, Nina Moric, che ci dà sempre naturalmente pan per i nostri denti. Scrive, allora, lei si è data all'arte, tra l'altro. Quindi la sapere. Michele, non si sa mai. Nina Moric, l'ex moglie di Corona, diventa pittrice, non sono Van Gogh e non voglio fare la sua fine, giustamente. Lui lo dichiara, però Giulia risponde: non sono Van Gogh, grazie per la precisazione. Iniziamo a confondermi. Giustamente, perché naturalmente non è che una precisazione da fare. No, salutiamo Nina Moric, naturalmente. Che dipinge veramente bene. Sì, quelli, suo, a te piace, meglio. Questi sono, questi sono i suoi quadri. Se ti serve nel bagno, se per caso hai problemi, diciamo, con quello vai tranquilla. È un po' inquietante questo. Per lei ha un animo particolare, ma è figlia di un matematico e di una, è una persona molto estrosa. E non poteva fare qualcosa come un padre. No, per dire. Ma ora sta cercando la sua strada. Forse è una passione che adesso continua. Un po' strabica, però. Anche Mary pittura. Cancelli. Io mi diletto nel weekend a preparare un po' di crema pasticcera. Una quiche. L'hai fatto questo weekend? Sì, ci puoi portare le prove di questo tuo? Uno per capire. Venerdì vi faccio... L'hai detto, venerdì ci fai vedere. Ma chi ci crede? Andiamo avanti. Dai. Lo sapevo. Andiamo al prossimo. Allora. E questa ce l'abbiamo. La lasciamo Nina. Tornano i posti in piedi per risparmiare sui voli low cost. Interessa? E là c'è un esempio proprio. Tu puoi stare così in aereo, vedi Mary. Le avevano proposto già un po' di tempo fa, l'avevano bocciato, se non ricordo male. Invece ritorna. E Giuseppe Riccardo scrive: a quando le maniglie sulle ali? Che potrebbero essere anche comode per risparmiare. Cioè poi c'è @P, un altro utente, uno dei fan più attivi, che scrive: appesi alle ruote, quanto viene? Ragazzi, quanto per risparmiare si fa, tu lo faresti. Io appesi alle ruote. Appesi alle ruote ci penserei. Però quello che ha avuto più successo di tutti è Fabio, che scrive: a sto punto mi faccio spedire da Bartolini. Che non è male, col corriere, lo spedire. Anche se il cognome di Fabio è un po' particolare, Fabio Schettini. Ricorda un po' Schettino, quindi... meglio di no, lasciamo stare. Proseguiamo invece. Questo lo dedichiamo completamente a Mary. Questo l'abbiamo preso dall'Instagram di Mary. Questa è una foto d'archivio di Mary a 18 anni. Sì, Mary che guida. Che è... Ma che 18 anni? La patente l'ho presa un anno. L'ha presa un anno. Dillo a tutti. Non lo vogliamo dire per non fare. Un anno e mezzo fa. Quanti chilometri ha fatto la tua auto? Non avevo 18 anni. Ma prima circolavi così. Sì. Solitamente quando arrivo subito parcheggia così. Quando stavi in ritardo Mary parcheggiava così. Giuseppe scrive: quando ti dicono scala, ma è la prima lezione di scuola guida. Scala. È la prima lezione. Invece Ciccio analizza: sarà una mamma che accompagnava il figlio in classe perché pioveva. Questi lo fanno tutti. Enrico invece si sente un po' filosofo, un po' sognatore, un po' cantante. Certe notti la macchina è calda e dove ti porta lo decide lei. C'è ragione. Però Filippo conclude con: quando gridi a tua madre, buttami una polo, e lei ti prende in parola. Perfetto. Ci sta. La follia. Bravissimi. Mary, mi raccomando, come parcheggi la macchina. Ci teniamo. Parcheggiala bene. Va bene. Allora, adesso però ascoltiamo un'altra bellissima canzone dei favolosi Pipers. Grazie. Quando il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più.
La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa? Ma che freddo fa? Basterebbe una carezza per fuori di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E alza un vanto freddo, come le foglie e le speranze buttate giù. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Sento una farfalla che sui fiori non vola più, perché non vola più, perché non vola più. Mi sono bruciato al fuoco del tuo grande amore che si è spento già, ma che freddo fa. Sentiamo un po', ragazzi. All right. Tu, ragazza, mai deluso, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Tutti! Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E salta un vento freddo, come le foglie e le speranze buttano giù. Scusate, yes, ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Che adesso il coro finale. Ah, tutti insieme. Però lo dobbiamo fare rigorosamente in finto inglese. Tutti pronti? Finto inglese. Parlare così. Ma questa vita cos'è se manchi tu? Fatevi un applauso, ragazzi. Fatevi un applauso. Allora, i Pipers e il suo modesto la coreografia del coro della, vabbè, grazie ragazzi, ci vediamo tra un minuto, noi ci riprendiamo subito con un po' grazie. È finito questo.